La tabella dei componenti finestrati contiene l'archivio degli infissi e di tutte le chiusure trasparenti. I valori calcolati presenti in questo archivio sono ottenuti utilizzando la norma UNI and ISO 10077, parte 1. Si accede a questa tabella attraverso il comando Strumenti, Archivi di sistema, Componenti finestrati. La finestra dei componenti finestrati è divisa in due parti. A sinistra l'elenco infissi. E a destra il dettaglio infisso selezionato. L'elenco infissi è una struttura d'albero nella quale è possibile selezionare uno degli infissi presenti in archivio. Gli infissi sono divisi per categorie. Per aprire una categoria si può fare doppio clic sul suo nome oppure premere il pulsante apposito prima del nome. Quindi si può selezionare uno degli infissi al suo interno con un singolo clic. Facendo invece clic col tasto destro appare un pop-up menu con i comandi per aggiungere, comando appendi, eliminare, duplicare, spostare o rinominare un infisso o categoria. Gli stessi comandi sono riproposti cliccando in alto sul pulsante operazioni. Nella parte destra dello schermo è presente il dettaglio dell'infisso selezionato, suddiviso in diverse pagine. Ognuna delle pagine presenta informazioni specifiche. Dati generali, dove si trovano le informazioni relative a codice, modificabile cliccando due volte sul campo stesso, descrizione breve e descrizione estesa. Ci sono poi le caratteristiche termiche complessive dell'infisso, che sono calcolate dal programma sulla base delle caratteristiche costruttive e dei materiali impiegati. Per questo motivo, tali campi non possono essere direttamente modificati dall'utente. Tra queste, di particolare rilievo è la trasmittanza termica complessiva dell'infisso, che è soggetta a verifica di legge. I campi delle due adduttanze, inverso della resistenza superficiale interna ed esterna, saranno visualizzati solo se si apre questa finestra dall'archivio generale del programma. Quando invece la si richiama per visualizzare i dati di un infisso, all'interno di una pratica, questi valori non saranno visualizzati. E per il calcolo della trasmittanza dell'infisso verranno utilizzati quelli specificati nella pratica ed in base all'utilizzo del componente finestrato. In questa pagina sono da indicare anche la larghezza e l'altezza dell'infisso, due parametri che sono utilizzati da Euclide Certificazione Energetica per calcolare le aree di vetro e telaio, le quali a loro volta incidono sulla trasmittanza complessiva. Attenzione, lunghezza e altezza infisso indicati qui sono puramente indicativi. Occorrerà in seguito specificare le dimensioni dell'infisso nella pagina del vano in cui viene inserito. Togliendo il segno di spunta ad infisso calcolato, invece, sarà possibile inserire direttamente le aree del telaio e del vetro all'interno della pagina struttura. Quindi, in questo caso, non si tiene conto della larghezza e dell'altezza per il calcolo della trasmittanza complessiva. Attenzione, relativamente agli infissi calcolati, che sono inseriti all'interno di una pratica, occorre specificare le dimensioni dell'infisso nella pagina del vano in cui viene inserito. Le misure così inserite saranno utilizzate per calcolare automaticamente l'area del telaio e del vetro, e quindi la trasmittanza complessiva dell'infisso. Questo metodo consente di mantenere un solo tipo di infisso in archivio, anche quando se ne utilizzano molti, della stessa tipologia, ma con diverse dimensioni, all'interno dell'edificio. Mettendo il segno di spunta su infisso doppio, sarà possibile inserire i dati anche di un secondo infisso, completo di telaio e vetro, che chiude la stessa apertura. In questo caso saranno visibili anche i dati che consentono di calcolare la resistenza aggiuntiva dell'intercapedine di aria che si forma tra l'infisso esterno e quello interno. È possibile inoltre indicare se si tratta di un lucernario. Quest'ultima informazione viene utilizzata per il calcolo dei fabbisogni per illuminazione dell'edificio. Struttura. In questa pagina è possibile indicare in quante ante è diviso il componente finestrato, le varie dimensioni del telaio, se ci sono traverse e i dati di un'eventuale sopraluce. Tutte le misure sono espresse in millimetri. Se si tratta di un infisso calcolato, nel pannello Dati generali sarà presente la spunta su Infisso calcolato. In questa pagina sarà possibile indicare l'altezza di un eventuale pannello opaco e le dimensioni del telaio superiore. Se l'infisso è di tipo doppio, sarà visibile sia la struttura dell'infisso interno, a sinistra, che la struttura dell'infisso esterno.
a destra. Se invece non si tratta di un infisso calcolato, nel pannello Dati generali la spunta relativa è disabilitata, e in questa pagina sarà possibile inserire direttamente la superficie dei vetri, la superficie complessiva del telaio e il perimetro dei vetri. Inoltre, è possibile inserire la superficie e il perimetro di un eventuale pannello opaco. Telaio. Questa pagina serve per definire la tipologia di telaio dell'infisso selezionato e calcolarne quindi la sua trasmittanza. Sono previsti tre diverse modalità di calcolo. Da normativa UNI 10.077 parte 1, valutazione di progetto. Da appendice B della norma UNI TS 11.300 parte 1, con trasmittanza complessiva dell'infisso dichiarata dal produttore dell'infisso. Nel caso si scelga di calcolare la trasmittanza del telaio tramite la norma UNI 10.077 parte 1, il programma mostra una finestra dove si può inserire il materiale del telaio, che può essere scelto tra quelli proposti nell'apposita lista. Sulla base del materiale selezionato, sarà possibile scegliere la geometria del telaio tra le tipologie proposte. Da ricordare, le tipologie proposte saranno diverse in base al materiale del telaio precedentemente scelto. Cliccando sull'elenco a discesa del campo Geometria telaio, sarà possibile visualizzare un'immagine ingrandita della sezione del telaio, da cui sarà possibile ricavare la leggenda per i campi che seguono. Ad esempio, dopo aver selezionato come materiale legno duro 700 grammi per metro cubo, saranno disponibili 6 diverse tipologie di telaio. Selezionando la prima, tipo 1 legno, nei successivi campi dovremo inserire le misure in millimetri dei segmenti denominati D1 e D2 nella sezione del telaio di tipo 1. Nel caso di telai di metallo, dopo aver selezionato la geometria, bisognerà inserire i dati relativi ad alcune aree del telaio. La leggenda di queste aree si trova nell'immagine riportata nella parte bassa della pagina. Cliccando su queste immagini se ne può vedere una versione ingrandita per meglio poter leggere la definizione di queste aree. L'ultimo campo di questa pagina indica la trasmittanza termica del telaio, che viene calcolata in automatico dal software sulla base dei dati suddetti. Nel caso si scelga di selezionare la trasmittanza dall'appendice B della UNI TS 11.300 parte 1, apparirà un campo dove inserire la trasmittanza del telaio. Premendo il pulsante con i tre puntini associato a questo campo, apparirà la lista delle opzioni dell'appendice B. È sufficiente fare doppio clic su quella desiderata per scegliere la trasmittanza del telaio. Nel caso in cui si scelga come metodo di calcolo l'opzione fornita dal produttore, è sufficiente inserire la trasmittanza nell'apposito spazio. Attenzione, il valore rappresentato non è la trasmittanza del telaio, ma quella complessiva dell'infisso. Vetro. In questa pagina ci sono tutti i dati necessari per calcolare la trasmittanza termica delle vetrate utilizzate nell'infisso selezionato. Come primo dato è richiesto di indicare l'emissività del vetro per il calcolo della dispersione dovuta a radiazione termica ad elevata lunghezza d'onda. Tale dato è normalmente fornito dal costruttore, oppure, premendo a lato sulla scritta blu sottolineata, si può inserire il valore indicato dalla UNI TS 11.300 parte 1. Per il calcolo della trasmittanza, come per il telaio, sono previste tre diverse modalità. Da normativa UNI 10.077 parte 1, valutazione di progetto. Da appendice B della norma UNI TS 11.300 parte 1, con trasmittanza dei vetri dichiarata dal produttore. Nel caso di calcolo in base alla norma UNI 10.077 parte 1, il primo dato da inserire è la tipologia di vetro. È possibile scegliere tra vetri singoli, doppi o tripli, con o senza pellicola riflettente. Inseriremo quindi lo spessore della singola lastra di vetro o della prima in caso di vetri doppi o tripli. Eventualmente troviamo poi anche i dati dei secondi e terzi vetri. Nel caso di più vetri si inseriscono anche i dati dell'intercapedine tra vetri, come ad esempio lo spessore dell'intercapedine e il tipo di gas che si trova al suo interno. Euclide Certificazione Energetica calcolerà la resistenza termica di ogni intercapedine, la trasmittanza lineare dei distanziatori e la trasmittanza complessiva della parte vetrata dell'infisso.
Questi dati calcolati dal programma non sono direttamente modificabili ed andranno a determinare la trasmittanza totale dell'infisso. Nel caso si scelga di selezionare la trasmittanza d'appendice B della UNI-TS 11300 parte 1, appariranno due campi dove inserire la trasmittanza del vetro e la trasmittanza lineare del giunto tra vetro e telaio. Premendo il pulsante coi tre puntini associato al campo trasmittanza del vetro, apparirà una schermata nella quale sarà possibile scegliere le caratteristiche del vetro dalle apposite liste di opzioni per calcolare la sua trasmittanza. Attenzione, si può utilizzare solo per vetri doppi o tripli. Nel caso in cui si scelga come metodo di calcolo l'opzione fornita dal produttore, è sufficiente inserire la trasmittanza nell'apposito spazio. Da notare che la trasmittanza rappresentata si riferisce alla sola trasmittanza degli elementi vetrati dell'infisso e non alla trasmittanza complessiva dell'infisso. Pannello opaco. In questa pagina è possibile indicare la struttura del pannello opaco inserito nell'infisso e la sua trasmittanza lineica. Attenzione, il menu a tendina in corrispondenza del campo struttura è collegato all'archivio delle strutture verticali. Da tabelle di sistema, strutture complesse, verticali, è necessario settare il campo tipologia a livello di struttura a pannello opaco. In questo modo, tornando nell'infisso, tra le opzioni del menu a tendina associato al campo struttura, ci sarà la descrizione della struttura verticale modificata in precedenza, la cui tipologia è stata impostata a pannello opaco. Elementi aggiuntivi. Da questa pagina è inoltre possibile selezionare diversi tipi di elementi che possono essere automaticamente inseriti nella pratica ogni volta che questo tipo di infisso viene inserito. Ci sono diverse possibilità di spunta da abilitare. Considera resistenza aggiuntiva. Attivandola, il programma considererà anche una resistenza aggiuntiva dovuta all'uso di chiusure oscuranti, come ad esempio le tapparelle, nel calcolo della dispersione attraverso questo infisso. Il calcolo di questa resistenza aggiuntiva è fatto in base al punto 11.1.2 della norma UNI-TS 11300 parte 2. Aggiungi automaticamente sottofinestra. Come sottofinestra è possibile scegliere una qualsiasi delle strutture dell'archivio strutture verticali della tipologia parapetto. È anche possibile indicare l'altezza standard della sottofinestra associata all'infisso, che per larghezza avrà lo stesso valore dell'infisso. Aggiungi automaticamente cassonetto. Anche per il cassonetto è possibile selezionare una struttura verticale, che verrà automaticamente riportata nell'edificio ogni volta che si inserirà questo componente finestrato. È possibile indicare l'altezza standard del cassonetto, che per larghezza avrà lo stesso valore dell'infisso. Aggiunge automaticamente ponte termico. È inoltre possibile associare un ponte termico all'infisso scegliendo un ponte termico dall'apposito archivio del programma. Euclide Certificazione Energetica imposterà la lunghezza di tale ponte termico ad un valore pari al perimetro dell'infisso. Naturalmente sarà possibile cambiare questo valore, caso per caso, dall'interno della pratica. Apporti solari. In questa pagina si trova la definizione dei parametri che Euclide Certificazione Energetica utilizza per determinare gli apporti termici solari ricevuti attraverso questo infisso. L'unico parametro che l'utente può modificare in questa pagina è la trasmittanza di energia solare per radiazione perpendicolare, mentre gli altri parametri sono calcolati in automatico sulla base delle caratteristiche dell'infisso, ad esempio il rapporto tra area del vetro e area del telaio. Occorre tuttavia tenere presente che sul valore degli apporti solari ricevuti attraverso il componente finestrato andranno ad incidere altri dati, fattore tendaggi, ostruzioni esterne o altro, che sono specifici dell'applicazione dell'infisso all'interno dell'edificio e quindi saranno impostati all'interno della pratica per ogni singolo infisso. Disegno. In questa pagina è possibile personalizzare i pattern che andranno a comporre la rappresentazione grafica dell'infisso. È possibile scegliere un tipo diverso di pattern per ogni parte dell'infisso: telaio, vetro, pannello opaco, cassonetto e muretto. I patch si possono scegliere dalle apposite liste dal menu a tendina associato, le quali possono essere personalizzate attraverso l'archivio Patcher. In alto sulla destra esiste un menu Operazioni, dove è possibile scegliere tra due comandi:
quello per stampare la scheda dell'infisso selezionato e quello per visualizzare la rappresentazione grafica dello stesso. Questa rappresentazione è generata in automatico dal programma sulla base delle dimensioni dei materiali con relativi patcher usati per l'infisso.